zia Zampatelli. Ha deciso di donare al Fai la sua casa già negli anni Ottanta. Era innamorata di San Gimignano, passava l'estate della sua infanzia insieme ai suoi cari nella casa di via San Giovanni a San Gimignano e quindi aveva questo forte desiderio di che la sua casa continuasse a raccontare ricordi legati alla sua famiglia, alle estati passate in questa casa e che raccontasse anche la storia del territorio di San Gimignano. Già aveva deciso di donarla al Fai. E come ogni padrone di casa che si rispetti, io e il mio staff abbiamo ovviamente voluto dare un contributo personale alla casa, ovviamente rispettandone lo spirito del luogo e cercando di trasmettere anche attraverso le nostre proposte la storia della famiglia Campatelli, la storia del territorio, la storia di San Gimignano. E quindi in questi anni di gestione abbiamo pensato tutta una serie di proposte e di eventi che appunto ampliassero la proposta di visita e raccontassero la storia autentica di questo luogo. Mi ne vengono in mente alcuni, per esempio abbiamo organizzato degli aperitivi con il territorio, quindi rivolgendoci ai produttori locali delle eccellenze, ovviamente sangimignanesi. Abbiamo organizzato degli aperitivi allestiti nelle soffitte di Torre Casa Campatelli e dopo il percorso di visita accompagnando i nostri ospiti alla scoperta della storia della famiglia Campatelli al piano nobile, li abbiamo poi portati nelle soffitte per degustare un calice di vernaccia accompagnato da alcune specialità sangimignanesi. Oppure ancora abbiamo organizzato dei concerti di musica classica proprio perché a Campatelli c'è questo bellissimo pianoforte del 1840 e perché non farlo risuonare ancora. O ancora abbiamo organizzato dei tè serviti nelle ceramiche originali della casa appartenute a Lidia. O ancora abbiamo organizzato delle cene ispirate al ricettario scritto da Guido Peyron nel 1956. Oppure ancora abbiamo organizzato delle serate teatrali o ancora abbiamo organizzato dei cammini sulla via Francigena partendo da Torre Casa Campatelli e raccontando la storia dei membri della famiglia durante questo bellissimo percorso nella campagna toscana. Abbiamo intercettato i pellegrini appunto che decidono di percorrere la via Francigena, gli abbiamo proposto di fare una tappa a Torre Casa Campatelli vedendo il video che appunto parla anche del paesaggio toscano, della campagna toscana, del dialogo che c'è tra la città e la natura. E una volta finito il video abbiamo percorso 33 km sulla via Francigena arrivando quasi a Monteriggioni da San Gimignano e durante il percorso abbiamo raccontato alle persone che hanno partecipato all'evento le vicende appunto della famiglia Campatelli, chi erano i personaggi principali, che cosa ha fatto il Fai a Torre Casa Campatelli, cosa facciamo ancora oggi e così abbiamo accompagnato il cammino di questi pellegrini. O ancora abbiamo organizzato dei picnic andando incontro un po' anche alla voglia delle persone di stare all'aria aperta e allora una volta fatta la visita a Torre Casa Campatelli dopo aver visto questo bellissimo video che fa venire ancora più voglia di visitare San Gimignano, alla fine della visita consegniamo questo cestino da picnic con appunto eccellenze del territorio e consigliando ai nostri ospiti di andarlo a degustare nei luoghi più suggestivi del borgo.